Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo di cibo vivo, in particolare delle artemie. I napoli d'artemia sono dei microscopici crostacei che, appena sgusciati, rappresentano una delle fonti primarie di alimentazione per gli avannotti. Per far nascere ed allevare le artemie, la prima cosa che dovrete fare è acquistare le uova o dal vostro acquarista o su internet. Generalmente ve le vendono in boccette. Dopo averle acquistate, sarà a voi scegliere se allevarle in modo artigianale tramite bottiglie o altri tipi di contenitori, oppure affidarvi a dei kit che comprerete sempre in negozio. In questo caso, in questo video tutorial, vi faremo vedere come allevarle con questo kit che abbiamo comprato. Nel nostro caso, le parti principali del kit sono una bottiglia che servirà per l'incubazione, la schiusura e la divisione delle uova dalle artemie, e una vasca di accrescimento nella quale appunto cresceranno e si prepareranno per essere date ai pesci. Come prima cosa, assicurarsi che il piccolo tappino sia chiuso e riempire la bottiglia con dell'acqua di rubinetto. Preparare una miscela di acqua e sale al 3%, ovvero 30 g di sale in un litro, nel nostro caso, dato che la bottiglia è mezzo litro, 15 g di sale. Il sale potrà essere quello marino oppure quello dato nel kit. Aprire la boccetta delle uova ed immettere nella miscela la giusta quantità. Chiudere il tappo principale della bottiglia, ribaltare il tutto e far passare il tubo nel barattolino. Se avete una pompa pneumatica o aeratore, collegarlo di modo da creare un movimento che permetterà a tutte le uova di non essere schiacciate e di schiudersi nel miglior modo possibile. Ricordatevi di mettere una valvola di non ritorno sul tubo oppure di posizionare la pompa più alta della bottiglia. Ricordatevi inoltre di aprire il tappino di scarico. Il tempo di schiusura delle vostre artemie dipenderà dalla temperatura. Intorno ai 25 gradi si schiudono in 24-36 ore, mentre invece intorno ai 20 gradi ci metteranno 48 ore. Dopo la schiusa, spengere la pompa idraulica, chiudere il tappino di scarico e capovolgere la bottiglia. Attendere più o meno 5 minuti per la separazione e il deposito dei gusci dalle artemie vive. Immettere nella vasca d'accrescimento la bottiglia, aprire il tappino di scarico e versare le artemie con il loro liquido nella vasca. Riempire la vasca di accrescimento con acqua miscelata sempre al 3% con sale marino. In questo caso aggiungere 4 litri, ovvero 130 g di sale. Ricordarsi che anche in questo caso bisogna creare un movimento e quindi collegare la pompa idraulica all'apposito sistema. Potrete adesso iniziare a coltivare le vostre artemie. Dopo circa 2-3 giorni
inizierete a fornirgli del cibo, che saranno alghe appositamente comprate in negozio oppure artigianalmente del lievito in polvere. Ricordarsi di darne poco e di attendere che l'acqua torni limpida prima di darne altro. Quando sono cresciuti, dopo all'incirca 5 giorni, una settimana, potrete già iniziare a prelevarli con il setaccio e darli ai vostri pesci, in questo caso ai piccoli avannotti. Se invece volete farli crescere ancora di più per dargli a pesci un po' più grandi, non farete altro che continuare a cibarli e attendere la loro crescita. Vi ricordiamo che questo sistema può essere adottato sia con un kit comprato oppure artigianalmente a casa, seguendo sempre i passaggi che vi abbiamo appena detto. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli d'Aquascaping e materiale tecnico. Se invece volete avere maggiori informazioni sui pesci, vi consiglio questa playlist Schede tecniche sui pesci. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Ti consiglio di commentare qua sotto per eventuali domande e di cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news. Grazie.